A Torre del Grifo è praticamente arrivata l'estate, ma il Catania non si sente affatto in vacanza. E questo è il pensiero dell'allenatore rossa azzurro Rolando Maran, che questa mattina ha parlato in conferenza stampa e ha detto che il Catania crede ancora nel sogno europeo. Ma siamo una squadra orgogliosa: siamo una squadra che eh, va in campo e cerca sempre di, di tirar fuori da, 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 da sé il massimo. E magari il fatto che volevamo fortemente la vittoria con il Cagliari, ma il Cagliari ha dimostrato di essere una buona squadra, e non fa altro che poi aumentare le nostre motivazioni andando in una trasferta così difficile. Io credo che noi, eh, proprio perché per questo orgoglio, magari nelle nostre, nelle nostre parole traspare questo, ma lo siamo dall'inizio, diciamo, cerchiamo sempre di, di mettere. Eh, eh, di andare forte, di dare il massimo, e questo ci ha fatto, ci ha fatto arrivare fino, fino a questo punto. C'è un chiovo da affrontare, ed è una partita importante, ed è una partita che, eh, che ripeto. Adesso ormai nelle ultime settimane, ripeto spesso questo ritornello, ma il ritornello è la verità. E sono partite adesso che ci, che ci fanno sì che possiamo mantenere vivo un sogno, mantenere vivo un, un, un obiettivo che se, che, è di, che è qualcosa di straordinario già essere qui a giocarcelo. Per cui eh, dobbiamo pensare al Chievo perché poi attraverso il Chievo si arriverà alla prossima gara. La nostra testa è sempre la stessa, noi siamo concentrati come lo eravamo un mese fa nel, nel vedere davanti questo finale di campionato e lo siamo tuttora perché ci rendiamo conto che c'è tutto da conquistare, sapendo che, eh, però divento, divento, dico sempre le stesse cose, però... No, non cambia. Non cambia perché la nostra testa è uguale, la nostra testa è lì concentrata su questa, sulla prossima gara, perché la prossima gara può dare ancora stimoli, ancora, ancora importanti e questo noi, noi lo sappiamo, ne siamo consapevoli. No, io credo che sia un, un momento del campionato molto eh, delicato. E questo fa sì che le partite diventino ancora più insidiose più difficili. Perché poi adesso sai, lo, lo sapete benissimo anche voi. Che nel momento in cui poi si va a stringere sulle gare, che ne mancano poche ognuno sta rincorrendo il proprio obiettivo, motivazioni o comunque ci sono aspetti al di là degli aspetti tecnici che possono incidere molto e questo in questo finale di campionato come è sempre stato rende, rende le partite per chiunque più difficili. L'ultima giornata è stata la dimostrazione.